Mi piace quando si entra da dietro, vuol dire che c'è un'entrata esclusiva. Amici di Bracciami Ancora! Nuovo video dentro a una delle salumerie più interessanti, più belle, più fornite di tutto il Lazio. E siamo venuti, ragazzi, per assaggiare un sacco di roba buona, ma per farvi conoscere un prodotto, signori, che non si trova tutti i giorni. Lei è l'arpa di San Venanzio. Sono 40 kg, praticamente mezzo maiale senza testa. Benvenuti ragazzi a un nuovo video di Bracciami Ancora. E lui, signori, è il nostro supereroe, Daniele, che deve essere fai il salumiere. E coordini questo qua, questo Diciamo così, banco. coordino questo banco insieme a tutta la mia famiglia, cioè mio nonno, mio padre e anche mio fratello. Caro Daniele, c'è un fatto. Noi Qual? siamo venuti qua per l'arpa, che è un prodotto molto particolare, non si trova spesso, anzi, Quasi si mai. trova quasi mai. Però se, ora mettiti nei miei panni, se aprissimo subito l'arpa, poi il video finisce qua. Considerando che sono le 8 di sera, io ho un Dobbiamo certo languorino. stuzzicare qualcosina. Vogliamo aprire qualcosa di particolarmente intrigante? Che c'è? Assolutamente sì. Che c'è? Apri? Bravo Daniele, hai pensato a tutto. Mi piace, no? Partirei col farti assaggiare questo che viene chiamato il lardo magro. Ovviamente non è magro, però parliamo di un lardo che praticamente è fatto da suini allevati a naturale. Quindi, secondo loro, più buono un lardo di suino allevato al naturale che un lardo di un suino allevato intensivo. Ora che mi ha detto che è lardo magro, ragazzi, lo mangerò con la coscienza sicuramente più leggera, guarda. Beh, sì, ci vuole coraggio a chiamarlo lardo magro. Anzi, fammene una porzione doppia, va, grazie, Daniele. Guardate come si arriccia. Questo è un lardo che ha 30 mesi. 30 mesi di lardo, i classici lardi hanno 30-40 giorni. Qua siamo ben oltre. 30 mesi è eccezionale. Ed è fatto con una razza circassianese allevata allo stato equilibrato. Sciolto in bocca, non l'ho capito bene. Me ne dai un'altra Vuole fetta? l'altro giretto? Ragazzi, quando vi fanno assaggiare qualcosa, dite sempre: non ho capito bene, me lo fai assaggiare così fate il bis. Praticamente, se io lo lascio sul mio dito per una quindicina di secondi, si scioglie. E qui scatta, signori, il primo mortacci, quanto è buono, di questo video. Lardo magro promosso, e mo ci fa assaggiare il prosciutto cotto particolare. Andiamo. Questo è un prosciutto cotto che viene cotto interamente con osso e secondo noi questo è uno dei migliori cotti d'Italia. Poi fa una salatura in salamoia per 24 ore, successivamente viene infornato a secco. La particolare di questa cottura che questa azienda fa è che fa una cottura molto lenta, parte da 70 gradi, pensa, una cottura che durerà circa 20-22 ore. E guardate che spettacolo! Questa ce la fai a mangiare tutta insieme? Sì, ce la faccio, ce la faccio. Poi voglio. Generalmente le fette di prosciutto cotto che mi mangio sono un po' più piccoline. Avete presente il prosciutto cotto che comprate al supermercato, quello nella vaschetta? Ecco, quello è un triciclo. Quello che ci siamo appena mangiati è una Lamborghini. Certo, tutte e due hanno le ruote, però. E questo è il terzo prodotto. Vabbè, Daniele, questo è un prosciutto. Questo qua potremmo chiamarlo un prosciutto di una volta, ovvero sono dei maiali, qui parliamo di suino, nera di Parma. Il maiale nero è un maiale che c'ha il grasso. Oddio, quanto mi piace ridirlo! Ripetiamo insieme, diciamo, il Il maiale maiale nero è nero un è quello maiale che che c'ha c'ha il il grasso. grasso. Ah, mi piace. E tu che stai pensando che questo prosciutto sia tutto grasso? Ebbene, te, proprio te, te meriti la Bresaola Deuronix in offerta. Via, va. Andiamo? Ovviamente deve essere tagliato molto sottile,
Considerate che nel gergo dei salumieri la parte bianca, perché non la chiamiamo grasso, noi la chiamiamo la parte bianca, viene chiamata lo specchio, perché rispecchia la qualità del prosciutto. Caro Daniele, hai tagliato l'ostia praticamente. Sì, vi do una dritta. Quando comprate soprattutto un prosciutto, non fidatevi soprattutto del primo impatto, ma pensate al retrogusto. Perché i prosciutti che non sanno di niente, a retrogusto, non ti lasciano niente. Questo inizia soft e chiude praticamente con un picco. Se ragazzi è necessario un pit stop, bisogna pulire la bocca. Perché adesso è arrivato il momento dei formaggi. Signori, ora apriamo questa forma di chili. 20. E di che stiamo a parlare? Pecorino dei Monti della Laga. Per farvi capire quanto è grande, metterò il mio bel faccino accanto al pecorino, così ho fatto pure la rima. State a capire, sì. Che bello, ragazzi, essere entrati in questa salumeria spettacolare dopo l'orario di chiusura ed avere un salumiere così bravo, così giovane, così bravo nel spiegare i prodotti, così appassionato, a nostra disposizione per raccontarci alcuni dei suoi prodotti migliori. E devo dire, sono molto soddisfatto, felice di condividere questa esperienza con voi. Sei maestro di lama 2024 ai 5 spilli. Ma te ci hanno fatto cavaliere del lavoro? No, perché io lavoro poco, ma bene. Capito? Senti, poco, ma bene. Comunque, appello, oggi stavo guardando il TG, Sinner è andato dalla Meloni e Giorgia, secondo me dovresti invitare anche lui a Palazzo Chigi. Se ti invita ci va, no? Come no? Che gli, porti... me invita, che gli porteresti? Un bel pezzetto di pecorino. Questo è un pecorino di alta qualità, zona pascoli delle pecore, pascono sui Monti della Laga, poi scivolano fino all'Abruzzo, quindi rimarrà di un gusto intenso ma non piccante. Parliamo di un pecorino che ha oltre un anno di stagionatura. Una cosa è certa, Daniele, per farsi i prodotti bisogna avere fretta. Guarda, un'opera d'arte. Yeah. Guarda che spettacolo. Beccata. Ma il bello deve ancora venire, perché quando l'assaggi... E assaggiamo sto pecorino. Ragazzi, se amate i formaggi, penso che questo pecorino potrebbe farvi davvero farvi fare le capriole sulla sedia. Ma qua è un'altra tipologia, è come se parliamo di un altro formaggio, latte di pecora, però lavorazione, pascolo e anche la grandezza, insomma, tutto fanno di questo formaggio un gusto delicato all'inizio che poi ti avvolge il palato e arriva leggermente piccante sul finale. È strepitoso sto prodotto, strepitoso, mortacci, pure questo è mortacci quanto è buono. Costo al chilo di questo pecorino 45 euro al chilo? Sì. Spesi no bene. Benissimo. Che ci sarà qua dentro? Parliamo di un erborinato. Cioè, per chi non conosce il mondo del formaggio, cos'è l'erborinato? L'erborinato è quella famiglia di formaggi che praticamente al suo interno ha del penicillium, ovvero della muffa che è edibile. Tra cui i più famosi, per esempio, è il gorgonzola. Qui abbiamo un formaggio erborinato. Guardate che spettacolo. Una sciccheria, questo è erborinato di bufala, poi viene affinato con miele di castagno e mirtilli. Costo al chilo, sta meraviglia? 55 euro al chilo. Andiamo al taglio. C'è un profumo pazzesco, mamma mia. Guarda che spettacolo. Sembra finto, ma non è finto. Che opera d'arte. Quanti ne farà all'anno di formaggi così? Pochi, molto pochi, sì. È impossibile avere un procedimento industriale per questi prodotti. Molto difficile, questi vanno, sono formaggi che vanno quasi coccolati giornalmente. Ci devi chiacchierare la sera quando vai via, li devi salutare quando vai via, li saluti quando arrivi. Ecco, formaggio, sei pronto a essere magnato? Vedi, ci ho parlato pure io, ci ho parlato. Spettacolare. Guardate come esce il mirtillo che è entrato all'interno. Daniele, rimanda un po' il gorgonzola.
Allora, diciamo che parliamo di un erborinato. C'ha la famiglia è quella. Sì, la famiglia è quella là. Qui abbiamo un erborinato di bufala. E che cosa senti l'erborinato di bufala? Uno, il grasso del latte di bufala. Il latte di bufala è bello grasso, esatto. E contrasta con l'acidità del mirtillo. Esattamente, quello, ottimo. Produttore di questo formaggio, io non te conosco, ma se ti avessi qua ti abbraccerei fortissimo e ti farei tutti i complimenti del mondo. Cambio. Bravo. Ragazzi, devo risciacquare la bocca nuovamente. È mezzo maiale. Questa pesa 40 kg. Ora la misuriamo. 1,17 m di lunghezza. 47 cm di altezza. 8 cm di spessore. Purtroppo non possono sentirne il profumo che arriva. Allora, questo è un salume molto particolare, non ha origini antiche. Perché questo è un prodotto, oltre che buonissimo, perché parliamo di una mezzera, quindi un'arpa di suino allevato allo stato semibrato nel Montepeglia. E poi quando la gente quando la vede impazzisce. E te credo, guarda qua. Ma a parte, sai quanti mi dicono, ma è tutto grasso, e poi l'assaggio mi dicono, ma questo è buono. Mentre Daniele finisce di pulire e sistemare l'arpa per farcela assaggiare, io ragazzi volevo fare una riflessione con voi. Converrete dopo tutti questi assaggi che il maiale è indiscutibilmente il miglior amico dell'uomo. Ragazzi, tutto è pronto per fare un'unica fetta, una fetta che supererà il 1,20 m a questo punto. Vai Daniele, vai! Tutto in presa diretta. Diciamo che essendo un'arpa, questa non va tagliata, va pizzicata. Fioccano le scommesse. Se sbagli, divento vegano per 15 giorni. Ai 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 ai, pesante questa. Vedi di non sbagliare. Eh? Vabbè, devo passare al punto del discesore. Eccolo qua, questo è il punto più difficile. C'è lo scalino. Sì. Questo è uno scalino che poi ovviamente tagliandola andremo a pareggiare. Wow, l'ha fatta. E ora? Qua, tiro su, da qua. Con una mano, vai, tirala su, tirala su, tirala su, tirala su. Eccola qua. Signori, un'unica fetta dell'arpa di San Venanzio. Bello ortaio, bella fetta, ma se mangiamo nessuno si offende. Ce la fai intera? Intera non credo di farcela, intera non credo di farcela. No, non ce la posso fare, è inutile che mi ci metto. Sarebbe anche diseducativo, però ne taglio un pezzetto e direi il fettone l'arpa di San Venanzio me lo mangio lo stesso. È bella sapida, c'è personalità. Anche questo, ragazzi, è ingegno made in Italy. Buono, anzi pure qua mortacci quanto è buono. Cari amici di Bracciami Ancora, abbiamo terminato pure l'assaggio dell'arpa. Ora, come potete vedere, qui da Sodifor 2 le scuse per tornare sono tantissime, sono infinite. Che organizziamo un'altra volta? Quando vuoi, magari prima di Pasqua. Prima di Pasqua! Robetta non male, prima di Pasqua. Prima un bel Pasqua. Periodo mi saluti. Me lo segno in agenda. Allora, amici di Bracciami Ancora, io spero che questa avventura qui, questa salumeria vi sia piaciuta. E l'hashtag da oggi sarà affettami ancora. Daniele, grazie. Perché è stato un viaggio meraviglioso, abbiamo scoperto un sacco di cose, abbiamo scoperto ragazzi un salumiere super, tra l'altro vi invito a seguirlo su Instagram perché va fortissimo. E abbiamo detto tutto, Daniele? Tutto, è stato un piacere averti qui. Bene, ragazzi, allora è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video e come sempre un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!